La pietra e il metallo, sagome che si stagliano nella luce, semplice e insieme suggestivo, il nuovo monumento agli alpini inaugurato a Gorno. Le penne nere del paese tornano così ad avere un simbolo nel piazzale che porta il loro nome. Per l'inaugurazione sono stati organizzati diversi momenti, a cominciare dalla messa celebrata nella chiesa parrocchiale, a seguire il corteo verso Piazzale Alpini, accompagnato dalla fanfara Brigata Alpina Orobica. Al taglio del nastro ha fatto seguito la benedizione da parte del parroco Padre Angelo Epis. A seguire i discorsi del capogruppo degli Alpini di Gorno, Andrea Guerinoni, del sindaco Giampiero Calegari, del sindaco dei ragazzi Luca Guerinoni e del presidente della sezione Alpini di Bergamo, Giorgio Sonzogni. La serata si è conclusa con la cena nell'area feste del paese. È una giornata speciale, soprattutto perché era tanto tempo che la stavamo programmando e finalmente siamo arrivati a poter dare una nuova inaugurazione al nuovo monumento dopo almeno 3 anni di preparazione con diverse difficoltà trovate, ma superate poi egregiamente. Siamo molto contenti anche oggi perché la partecipazione veramente è stata importante, sentita sia dalla popolazione, sia dalle istituzioni, dai ragazzi, quelli più piccoli, anche i ragazzi delle medie e poi anche per tutti i gagliardetti e gli alpini intervenuti da tutta la provincia, compreso anche il presidente. Una particolarità del nuovo monumento è rappresentata dalla pergamena inserita nella base, una lista di nomi per non dimenticare. Ecco, la pergamena è un ricordo praticamente contiene tutti i nomi di tutti gli alpini andati avanti, a partire da quelli che sono morti durante il servizio militare nella prima e nella seconda guerra mondiale, ma poi anche tutti gli alpini iscritti che sono andati avanti negli anni fino ad oggi. Un ricordo speciale è stato poi dedicato a due alpini da poco scomparsi. È stato un anno per noi molto tragico. Abbiamo perduto due ex capigruppo nel giro di pochi mesi, Vittorio Furia e Bruno Quistini, che avevano portato avanti il gruppo per diversi anni e abbiamo voluto dare il proprio ricordo anche di loro. Il loro cappello è stato portato durante la sfilata che abbiamo fatto e abbiamo ricordato proprio in modo particolare anche durante l'omelia Padre Angelo, proprio un ricordo speciale per loro, che sono stati due colonne del nostro gruppo negli ultimi anni soprattutto e soprattutto anche nella realizzazione proprio del monumento stesso.